Qui abbiamo i professionisti, cioè guardalo. Sei anche in tinta, cioè sei completamente ufficiale. Sembro un ciclista, sembro. Maometto! Abbiamo solo una regola questo weekend: non fatturare per la ditta demolizioni. Il motivo è molto semplice, come qualcuno avrà visto da Instagram, è un mese e mezzo che non capisco bene cosa ho fisicamente. Bene, dopo mille analisi, ho la mononucleosi. Amici, in ascolto un cordiale buongiorno. Quindi un inizio di 2022 al bacio, come ben sapete è una situazione non comodissima. Andate su Google a informarvi e picchiare per terra non è il massimo. Sinceramente volevo mettere la moto lì, farvi vedere tutto bene, ma c'è troppo lavoro da fare. Siamo qui che siamo già lanciatissimi verso la nuova stagione. Con chi correrò quest'anno? Ovviamente, come vedete qua dietro, con Ducati, ma con il team Broncos e non più con Barney, perché correranno nel mondiale Mix Sport, quindi non correranno più il National. Con che moto correrò? Correrò con la V4S 1100 2022 che ho provato a Erez e ne sono stato veramente tanto colpito. Centralina di serie, cablaggio di serie, tutto il più vicino possibile alla moto che potete comprare anche voi tutti i giorni. Ovviamente sarebbe stato troppo facile continuare con la stessa moto, proseguire un cammino bello in discesa. A noi ci piacciono queste sfide. Luke, sei carico per questa stagione? Molto. Quindi, carico, molto. Cosa ti aspetti? Cioè, mi hai buttato dentro Basile, Salvadori, Mantovani. Cioè, da me solo Tori con me. Prendilo come un complimento. Perfetto, poi lo vedrete solo in questo istante, perché lui subito da una parte e dall'altra a manetta, quindi non lo disturbo più. Era solo per far vedere il CEO, il team manager, che se no non lo vediamo mai, no? Vero, vero. Ebbene sì, direi che avete riconosciuto il numero, il caro Pasini. Sarà il mio compagno di squadra insieme ad Andrea Mantovani. Loro due correranno nel CIV, io nel National. E sarà una sfida veramente interessante. Quest'anno il CIV si è alzato veramente di livello. E vi dirò una cosa: correremo una gara nel CIV all'interno del campionato. Anche quello sarà molto interessante, perché mi butterò nella mischia con questa moto qui. O meglio, dobbiamo ancora capire bene se si può fare. Però ci stiamo lavorando. Primo turno andato intanto. Sono ragazzi, devastato. Non so se qualcuno di voi ha mai avuto la mononucleosi, ma sono morto. Mentre vai, preghi che finisca il turno il prima possibile, perché è disastro. A parte questo, dovevo un attimo riprendere il team, perché era da Erez che non giravo. Direi già bene con i tempi. E poi ci sono questa gente che mi viene a rompere le palle. Cioè, facciamo un vlog nel vlog. Inception. Ma ti ho incrociato? No. Quindi hai la scusa che ho passato nei box. Esatto, sì. Ragazzi, non ci sarà mai la nostra sfida, ve lo spiego perché. Uno vuole sempre tirare l'acqua al suo mulino, quindi con cosa si fa? Mica possiamo farla con la moto 2. No, io credo che la giusta cosa sia farla in campo neutro, tipo con la moto da cross. Ci sta, dai, va bene. Una stagione che possiamo farci male. Cioè, vabbè, mai, però vabbè. Mai, tra un po' di anni con la moto da cross. Affare fatto. Cioè, più che altro mi dà fastidio che accendo curva non sento quel freno motore che mi dà una mano per tornare dentro, no? Cioè, sono sempre lì molto puntato, non mi fa impazzire.
eccolo, mi ha sverniciato sul dritto, quindi vorrei che tu mi dicessi è solo perché cosa. È solo perché c'avevo tipo 20-30 cavalli in più, dai. Beh, quanto pesi? Io peso 67, con la tuta 75. Ah, io 82, dai, uso sempre la scusa del peso. Devo sapere due cose. La prima, com'è il Ducatone. La seconda, che cosa secondo te posso migliorare? Allora, il Ducatone è una bellissima moto. Oggi ci siamo concentrati a fare una comparativa tra soprattutto le gomme, quindi tra Pirelli e Dunlop del prossimo anno. Io Dunlop che conosco molto bene, quindi abbiamo fatto un lavoro di quel genere lì. Molto bella, c'è un po' da lavorare, da metterla a posto, però mi sono divertito molto, siamo andati secondo me forti. E questo non era una cosa scontata, perché comunque tipo era da luglio che non andavo in moto. Minchia. Cosa puoi migliorare? Allora, ho fatto un giro dietro di te, vai forte, guidi bene. Secondo me ti attacchi un po' troppo ai freni, quindi rallenti tanto e arrivi alla velocità minima di percorrenza un po' troppo presto. Quindi dovresti, dopo andando dentro, ti rendi conto di essere un pelo troppo lento, lasci i freni e vai un po' largo. Invece tipo dovresti riuscire ad arrivare al punto di corda un po' dopo, lasciandola, come si dice tra di noi, lasciandola scorrere. Scorrere. Scorrere un po' di più e fermarla dopo. Domani quindi obiettivo tempi, io direi un bel 35. Te? Sì. E io direi un bel 33. E la Madonna! Alto. Ah. Cazzo, la lanciamo proprio così. Sì, 33 alto secondo me, perché la moto è veramente figa. No, io sapevo che Martino è venuto qui una settimana fa e col V4S 1100 ho messo giù un attimino bene, ha fatto 35 basso, quindi minchia, tanta roba. Ah no, vabbè, però loro poi usano secondo me delle gomme diverse, Martino loro usano i Michelin. I Michelin, però al Misano ci ha girato 35, quindi tanto. Sì, no, non è male, io mi sono trovato bene, però ho sentito anche tanto margine, quindi sia mio, perché comunque tanto che non vado in moto, quindi devo migliorare. E sì, anche sulla moto secondo me si possono affinare diverse cose, un po' l'elettronica, un po' il bilanciamento, quindi dai, bisogna lavorare per quello. Poi se si fa 34 andiamo a casa contenti lo stesso. Assolutamente, quindi stasera paella e molto carichiamo per domani. Ciao. Non voglio dirvi una bugia, sono devastato. Comunque, cose positive e cose negative. Sinceramente, quando avevo provato la moto Erez è venuto tutto molto più semplice. Invece qui c'era veramente un sacco di roba da farvi vedere, da raccontarvi, quindi non sono riuscito ad andare molto nel tecnico. Nel prossimo video lo faremo, quindi mi raccomando, iscrivetevi e vi farò vedere tutte le prove che andremo a fare, tra cui la prova sospensioni meccaniche, sospensioni elettroniche. È fondamentale capire che strada vogliamo prendere. Elettronicamente ci sarebbe un po' di lavoro da fare, ma questo è lo shakedown, quindi easy. E soprattutto, come avevo detto, correrò con la moto il più vicino alla serie possibile, quindi la centralina in ogni caso rimarrà originale e si potrà far ben poco, se non solo ottimizzarla per le mie esigenze. Quindi oggi giusto una ripresa di contatto, senza guardare i tempi, senza forzare e via dicendo. Ma domani invece bisogna accelerare, quindi faremo l'ultimo turno dell'ultimo giorno un po' più ingainati. Detto questo, come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video direttamente qui da Valencia. We'll be right back.